in questo caso diciamo, le linee guida che aveva dato l'azienda, che era la Fiat, all'agenzia, erano un po' assolutistiche, avevano detto noi vogliamo abbandonare la linea dei nomi che riguardano le monete antiche, non vogliamo più il fiorino, il ducato, Marengo, non vogliamo più niente. Per quanto riguarda il veicolo commerciale, io mi ero segnato, non so, sembrava che avesse questi finestrini molto ampi, mi ero segnato oblò, poi mi ero segnato doppio, tutta una serie di cose tecniche che mi dicevano che era tutto doppio, le porte doppie, eccetera. Alla fine era venuto fuori dublo, doblo, e poi ho detto perché non mettiamo un accento, doblo. Un caso che è avvenuto nel 2001, Lazza aveva iniziato a utilizzare tentava di registrare il marchio Express Yourself, ma si è trovata di fronte nel Regno Unito ad un marchio anteriore, Express Yourself, depositato nelle classi 21, 30, 42 per un soggetto che utilizzava per una catena di coffee shop. Questo soggetto ha diffidato la Lazza da utilizzare nel Regno Unito questo marchio. Torino comunque il campo, la proprietà intellettuale generale dei brevetti in particolare è una realtà molto particolare, diciamo, molto, molto autorevole, e in effetti per la storia che ha avuto Piemonte e Italia la prima legislazione brevetti italiana è poi sostanzialmente stata la legislazione brevetti piemontese, che è stata poi punita, traslata anche alle altre regioni. E l'idea è stata quella di dire di utilizzare il design come uno strumento non di marketing, ma come la vera missione dell'azienda. È diventata quella di servire i bisogni inconsci del consumatore finale, cioè quindi cercare di anticipare quelli che sono i bisogni che sono dentro di noi, che noi sappiamo avere, i sogni che sappiamo avere, ma che non sappiamo esprimere.